Allora, sono in diretta con gli amici di Facebook, gli sto raccontando che sta per iniziare la serata di Roma, siamo al Teatro Massimo, aspettiamo un sold out, tutto pieno, e aspettiamo anche Enrico Brignano che ci raggiungerà tra poco per ritirare l'Italia Leadership Award. Sarà una serata fantastica, il Leader in Te Stesso Tour prosegue. Questa sera sono veramente felice, soprattutto perché so che a Roma qui è veramente amatissimo, per cui vi prego di accogliere con un grossissimo applauso Enrico Brignano! Chi vuole veramente cambiare le sorti del proprio destino dovrebbe ragionare a monte molto su questa, sull'accettarsi e non accettarsi, cioè accettarsi per quello che si è, ma poi capire che cosa si può fare per cambiare le sorti della propria vita e magari ambire a cambiare le sorti della propria famiglia, già è una cosa, della propria città è già un'altra, forse nazione sarebbe ancora meglio. Io a casa mia ho sempre mangiato mezze pesche, mezze pere. Eh sì, perché mia madre li doveva buttare, quindi toglieva la macchia e portava. E nella fruttiera c'avevo tutte mezze mele, tipo Apple, hai visto la mela di Apple? Erano tutte così. Le banane erano tutte tigrate a casa mia. E infatti io pensavo che le banane fossero così. Quando andavo in classe e trovavo i miei compagni di scuola e c'erano le banane gialle, dico, ma non è buona, è acerba questa qua. È stata una serata di informativa, didattica, di riflessione, si è andati oltre anche con Brignano, quindi si è riso, ci si diverte, Roberto Re poi è l'essenza dell'energia, quindi più che soddisfatto. È stato comunque veramente istruttivo, secondo me, capire le cose buone ma anche i fallimenti che vengono da un'esperienza di 25 anni di lavoro. Ci starei tutta la sera, tutta la notte, tutta la settimana. Emozione e formazione, che è un po' quello che voglio dal mio 2017, quindi serata splendida e spero che ce ne siano tante altre. Una sola parola, straordinario!